Allora, facciamo una lezione un po' particolare. La farò una lezione su Rosh Hashanah, però sinceramente non proprio su Rosh Hashanah. La lezione diciamo che è su Yamin Noraim. Che cosa sono Yamin Noraim? Allora, Yamin Noraim sono i 10 giorni che vanno da Rosh Hashanah a Yom Kippur. Questi 10 giorni si chiamano Yamin Noraim, si chiamano Aseret Yemei Teshuvah, 10 giorni di Teshuvah, di pentimento, di penitenza. Però, insomma, il termine che viene usato in genere è quello di Yamin Noraim. Sono 10 giorni pesanti, sono 10 giorni molto importanti, 10 giorni per esempio, ci sono alcuni usi particolari, c'è l'uso di essere più rigorosi su alcune cose in questi 10 giorni rispetto al resto dell'anno. Insomma, una persona abituata a mangiare di una kashrut di un certo tipo, questi giorni mangia con una kashrut più elevata, o cose di questo genere, insomma, di usare un maggior rigore nei giorni che separano da Yom Kippur. Addirittura una volta c'era chi faceva digiuno in tutti i 10 giorni. Tutti i 10 giorni. C'era chi diceva, Come si fa a digiunare 10 giorni? Beh, gli alberi lo fanno per 30. No, ma attenzione, no, perché loro mangiano la sì, notte e qui poi mangiano si sempre. Ah, no, ok. I giorni si muore. No, appunto, non capivo. Non credo che si possa vivere. Soprattutto non è il mangiare il bere, è possibile. Il bere, l'idratazione. La pannella, se ti ricordi. Sì, ma per sì, ma per la cappuccina. Ha fatto qualcuno che non beveva. No, attenzione che pannella però è stato ricoverato in urgenza, tipo sì, quattro volte. Dopo 10 dopo giorni. Sì, non è che 8-9 c'è giorni. Una salute proprio di No, ma anche quando era sano e giovane, è stato ricoverato dopo 8-9 giorni, 2 volte per disidratazione. Sì. Quindi no, così ho Ah, capito. beh, c'è stato quando venne Sabbatai, cioè questo è il falso messia che fece quello che ha fatto più danni in assoluto nella storia ebraica, Sabbatai arrivò anche in Italia, perlomeno come fama, eccetera, eccetera. E lui istituì in alcune comunità il digiuno di una settimana totale, Totale. senza mangiare la sera. Beh, lì ci fu una persona che moriva. Beh, certo, fa molto male. Tu hai mai sentito parlare dei Dopo 3 giorni? No. I bretariani sono delle persone dipende che sembra da quanto hai in corpo. che non mangiano, non bevono No, senza da l'acqua. Come due o tre anni. Tant'è vero che Vai su internet, lo vedi, che loro dicono che vivono delle particelle genere, cosmiche. No, però ci senza sono, vai su internet, sono perché ha gente in avuto la buona India idea di dire che quella di Pic comunque continua a produrre. Ma almeno no, in realtà diciamo un problema che è italiano. Si pur avvelenando, perché sono sempre tossine che continuano, però Ok. ti idrati, quindi proviamo bene, non è un problema. Allora, quindi per dire che questi giorni sono veramente particolari, addirittura c'è chi faceva digiuno a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'era chi faceva digiuno. Mia nonna faceva digiuno a Rosh Hashanah. Mia nonna materna faceva digiuno. Questa cosa qui è vietata. È vietata digiunare. Allora, però sappiate una cosa. Ho capito. No, tutto il facevano giorno digiuno, e faceva anche da mangiare proprio per la gente che veniva, oltre che era digiuno. Allora, c'è una cosa che dovete capire. Lo Shulchan Aruch dice esplicitamente che non si fa digiuno a Rosh Hashanah. Okay? Dice esplicitamente di non farlo. Quando è che si dice esplicitamente una cosa del genere? Quando lo fanno, c'è il motivo per cui lo dice esplicitamente, perché evidentemente lo facevano, se no non c'è bisogno di dirlo, perché dico oggi non c'è digiuno, ok? Evidentemente lo facevano, quando si specifica una cosa, lo facevano. Una volta fece una halakhah in via degli Archi, e la halakhah era che so, si può fare quando sento la kedushah, quando quando si fa direttamente Amidah senza ripetizione della Amidah. Ma ci sono due minhagim, c'è chi usa
nel miglior minag, fare la midà insieme al Hasam e poi fermarsi alla Kedusha. C'è chi invece, un romano per esempio, che aspetta che il Hasam faccia la Kedusha e poi comincia la midà da capo. Una volta fece questa halakha in via degli archi, dicendo che c'erano questi due usi. Il padre di Mira mi disse: adesso ho capito perché Ovadia Yosef dice bisogna fare in questo modo, perché evidentemente c'è chi non fa in questo modo, se no non c'è bisogno di dirlo. Va bene, allora, adesso, cosa vuol dire Yamim Noraim? Yamim Noraim vuol dire, normalmente si traduce, giorni terribili o giorni temibili. Che cosa c'è al centro degli Yamim Noraim? Al centro degli Yamim Noraim c'è quello che noi chiamiamo Ir'ah, timore. I giorni di Rosh Hashanah, Rosh Hashanah e Kippur sono giorni di timore. Questa è l'idea, sono giorni di timore. Noi nel Musaf di Rosh Hashanah, ma anche di Kippur, diciamo Tempach Decham. Metti il tuo timore sul mondo, sulle tue persone, eccetera. Bene, allora, quello che vorrei fare oggi è provare a spiegare che cos'è il timore, che è una roba complicata in realtà, non è affatto semplice spiegare che cos'è il timore. Perché? Perché se andate a vedere le fonti, vi accorgerete di una cosa, che per esempio in Rambam, ci sono due fonti che sembrano dire cose molto diverse fra loro. Una fonte che troviamo nel commento di Rambam alla Mishnah dice questo, parla del modo di servire Dio e dice che Dio si deve servire per amore. E porta come esempio, per eccellenza, di amore di Dio, Abramo Avinu. Dopodiché dice, ci sono, per chi non ci riesce, a questo punto può anche servire Dio per timore. Però con una condizione, deve servire Dio con timore con l'obiettivo di arrivare a servirlo con amore. Quindi è una specie di servizio divino di terza classe, insomma, con cui si arriva. Invece, in Hot Yesodea Torah, capitolo 2 di Hot Yesodea Torah, che è il fondamento della Torah, Rambam dice che ci sono due mitzvot fondamentali. Le due mitzvot fondamentali sono amare Dio e temere Dio. E dice che il timore di Dio, l'amore e timore di Dio, sono sullo stesso piano, sono altrettanto importanti. E che la persona deve arrivare sia all'amore che al timore. E dice anche come ci si arriva. Lui dà come metodo per arrivare all'amore e al timore l'osservazione, la riflessione sulla natura. Dice se una persona osserva la natura e vede le cose meravigliose che Dio ha creato, a questo punto ha due reazioni. Da una parte amore per chi ha creato tutto questo, pieno di gratitudine, di amore per chi ha creato tutto questo, d'altra parte anche una reazione di timore, si sente piccolo, insignificante davanti alla grandezza di Dio. Questo è, quindi la domanda è, vabbè, ma che cos'è? È l'avvocato Hashem, servizio di Dio di terza classe? O è questa roba importantissima che è allo stesso livello dell'amore di Dio? Questa è la domanda. Proviamo a rispondere a questa domanda. Qual è la risposta? La risposta da dove cominciare è abbastanza intuitiva. Evidentemente Rambam non si contraddice, ma usa la stessa parola per indicare cose diverse. In realtà il timore di cui parla nel commento alla Mishnah non è lo stesso timore di cui parla nel processo d'attore. Questo è il... si usa lo stesso termine in realtà per indicare cose diverse.
Quali sono queste cose diverse con cui indicano la parola ira? Bene, io individuerò alcuni tipi di timore. Okay? Proviamo a individuare alcuni tipi di timore e tentiamo di capire perché sono importanti e quali sono i problemi però che sono legati a questi tipi. Allora, cominciamo da quello che è considerato nella tradizione ebraica il timore di più basso livello. Qual è il timore di più basso livello? È il l'irat ha-onesh, il timore della punizione. Beh, che vuol dire timore della punizione? Allora, per capirlo, vi cito un passo del Pirkei Avot. C'è un passo del Pirkei Avot in cui Rabbi Hanina Segan HaKohanim, Rabbi Hanina, che era vice Kohen Gadol, dice: E ve mitpallel bishloma shel malchut, shel male mora ish et reu chayim balau. Prega per il bene del regno, perché se non fosse per il timore del regno, gli uomini, l'uomo inghiotterebbe vivo il suo posto. È una bella visione ottimistica dei rapporti umani, ok? Molto ottimistica, è terribile, no? Tra l'altro è Pirkei Avot, siamo nel secondo secolo, neanche perché Hanina Segan HaKohanim è forse il primo secolo, è più o meno quello che dice Thomas Hobbes. Homo homini lupus. Se non che, secondo i Chachamim, dice di peggio il Pirkei Avot. Dice peggio di quello che dice Hobbes. C'è un passo del Talmud in cui si chiede chi è più feroce fra il lupo e il leone. E la risposta è che il leone è più feroce. Perché il leone è più feroce? Perché il lupo prima uccide la preda e poi la divora, il leone divora la preda quando è ancora viva. Bene, l'uomo non è paragonato al lupo come in Hobbes, ma è paragonato al leone. Okay. L'uomo mangia vivo il suo compagno, mangia vivo il suo prossimo. È una visione veramente ottimistica. Ok, bene, attenzione, questo passo del Pirkei Avot è un passo molto notevole. Perché è un passo molto notevole? Cosa dice questo Chacham? Dice di pregare per il bene del regno. Allora, questa storia di pregare per il bene del regno è una roba che viene fatta ancora oggi. Okay? Se andate in Inghilterra, assolutamente ci tengono molto a fare la tefillà per la regina. E veniva fatta anche in Italia fino al dopoguerra. Dal dopoguerra un po' si è smesso di farla, perché continuare a pregare per i Savoia non era molto. Ma c'era anche per i Mussolini, non solo per i Savoia. Comunque sappiate che c'era anche quello. Perché applicavano questa cosa del bene del regno. Vabbè, prega per il bene del regno. Bisogna pregare per... Lo facciamo ancora oggi. A che pur lo facciamo per esempio? A che pur, per esempio, sì. Parte che nelle Seichot, nelle Seichot Sefardite, in quei tre non c'è? No, nelle Seichot Sefardite si prega per il re o per il presidente della Repubblica. Giorgio. Okay. Pregheremo per D'Alema. Non ricordo il presidente. No, Cristiano non lo è. E invece nel Seichot, nel Akipur, in tutti i Bateknesset in realtà si fa una preghiera per il presidente, in qualche modo, per un capo. E si applica questa Mishnah qui, insomma. Ora, perché questa faccenda è strana? È strana perché, ora, se andate a vedere altri passi del Pirkei Avot, vedrete che non c'è una grande simpatia per il potere.
diversi, perché a Roth insomma, ci sono grandi sospetti sul potere. Credo che sia Avtalion che dice al Tit Vadar Rashut, non avere rapporti col potere. Lascia perdere, non avere rapporti col potere, perché? Perché quando ti avvicinano lo fanno per i loro interessi e quando ne hai bisogno non li trovi. Quindi Hamid non è che avevano questa grande visione del regno, sappiamo benissimo che i problemi che c'erano. Attenzione, qualunque regno, Artalion parla di un regno ebraico, che okay, vive sotto gli Asmonei, eppure non ha. Gli dice statene lontani. Qui, Renata la Coranim vive sotto dominio romano. Ora, Roma, nella tradizione rabbinica, è Malchut al-Sham, è il regno del male. Regno del male, così viene chiamata Roma veramente. È veramente, hanno idee di Roma pazzesche. Eppure, ho detto che hanno fatto di tutto e di più, quindi sì, sono abbastanza lecito. Ok, allora, perché devo pregare per il bene? E qui, adesso però lo spiego. Il problema non è che io ho grande considerazione del potere, del regno, del re, dei potenti, eccetera, eccetera. Però il potere è un grande, il regno ha un grande vantaggio. Impone la legge. Impone la legge e fa in modo che non ci sia la violenza diffusa. Perché? Perché l'uomo lasciato a se stesso è estremamente pericoloso. L'uomo veramente inghiotte il suo grosso. Quindi c'è l'idea che se non c'è la legge, se non c'è la polizia, se non ci sono i giudici, se non c'è un sistema che ti blocca, il rischio è veramente la violenza senza controllo. Questo è legato a Onesh. Questo è il timore della punizione. Il timore della punizione è che non faccio la rapina in banca, non perché non vorrei rapinare la banca, ma perché sennò mi arresto. Ok? Questo è il timore della punizione. Oppure, per andare a cose meno pesanti, studio, perché sennò mi bocciano. Oppure studio, perché sennò mia madre non mi compra il motorino. Ok? L'altra faccia della medaglia, la punizione e anche il premio, in realtà. Va lo stesso, il meccanismo è lo stesso. Ok. Allora, il timore della punizione è una bella cosa o non è una bella cosa? Se andate a vedere i pensatori ebrei medievali, ne dicono di tutti i colori contro il timore della punizione. Cosa orrenda, una cosa di bassissimo livello spirituale, tutto quanto. Però, sinceramente, serve. È un fatto che serve. Quello che dice Renato della Coranim è molto pratico. Okay? Serve, è una cosa che serve. Serve il timore della punizione. Serve nelle cose pratiche, nelle cose quotidiane, serve nell'organizzazione di una società, nell'organizzazione di una repubblica, di un regno, di qualunque cosa. Serve. Devo creare della punizione. Vedete quello che è successo a New York quando ci fu il blackout, quando non c'era la polizia che poteva intervenire. È successo di tutti i colori. La gente lascia da se stessa, okay, può essere pericoloso. Ora, ok, allora trovo la punizione serve. Però perché i grandi maestri medievali hanno questo disprezzo per il timore della punizione? Perché aspirano più a di più, chiaramente, aspirano a cose più elevate, va bene. Ma non è soltanto questo, perché in realtà il timore della punizione funziona, ma funziona fino a un certo punto. Quando è che funziona? Funziona se c'è il timore della punizione. Allora, io dico a un figlio che non gli compro il motorino, se non studi. Sì. Finché il figlio ha bisogno del motorino. Quando il figlio non ha più bisogno del motorino, non ha più paura di te. Il timore di te è legato a quello che tu gli puoi dare o gli puoi togliere o al fatto che lo puoi punire, eccetera, eccetera.
Quando questa cosa non succede, beh, comincia a essere molto problematico. Il timore non c'è più. E quello che succede, per esempio, nei periodi di guerra. Quello che succede nei periodi di guerra, che ritorna l'anarchia in generale, non c'è più il controllo sul territorio, succedono di tutti i colori. Perché il timore della posizione non c'è più. Quindi il timore della posizione di per sé non è sufficiente. È utile, è necessario, ma non è sufficiente. Il timore della posizione può essere un primo passo, così lo considera Rambam. Rambam dice, attenzione, Rambam lì parla proprio di timore della posizione. In quel passo che vi ho citato, nel commento alla Mishnah, lui parla chiaramente di timore della posizione. È molto chiaro che parla di quello. Può essere un primo passo. Può essere un inizio, ma non può non pensare che sia sufficiente. Se pensi che sia sufficiente, non serve a niente. Non serve a niente perché alla prima occasione lo abbandonerai. Nel momento in cui non avrai più paura della persona che ti può punire, benissimo, il timore non ci sarà più. Questo è il problema del timore della punizione. È un gradino, è un primo passo, non può essere il punto d'arrivo. Ci sono però maestri più tardi, nel 1800, che quelli della Tumata Mussar, che invece dicono che secondo loro, oggi come oggi, sarebbe bene insistere sul timore della punizione, perché il resto va al di là delle nostre forze, più o meno, mentre questo, insomma, riusciamo a capirlo anche là. Ok, sono molto pessimisti. Va bene. Metto un altro, tipo di timore. Un altro tipo di timore è quello che chiamano Irat Chet, cioè timore del peccato, che è una cosa diversa, attenzione, dal timore della punizione. Non è la stessa cosa, anche se molto spesso i razzetti e i gatto onesh vengono confusi. In realtà non è così, non è così. Sono due cose molto diverse. Che cos'è il razzetto? Ok, che cos'è il chet? Credo di averlo detto l'altra volta, se non sbaglio, non mi ricordo più. Ok, non faccio l'esempio che faccio sempre, quindi faccio un altro. Non faccio esempi. Allora, noi abbiamo tre tipi di peccato in generale: chet, avon e pesha. Ma diciamo nel Vidui, diciamo fatati, abiti, pasciati. Che differenza c'è tra chet, avon e pesha? Il chet è il peccato involontario, è un peccato fatto soprattutto per distrazione, okay? Non me ne rendo conto, non so quello che sto facendo, eccetera, eccetera. Avon, invece, è un peccato volontario causato da un forte desiderio. Può essere peccati legati al cibo, okay, faccio sempre esempi personali, oppure peccati legati al sesso, ma anche questi sono peccati legati a un forte desiderio, ok? Quindi io, attenzione, la differenza col chet è che io so benissimo che è vietato, io so benissimo che è un peccato, mentre nel chet posso anche fare una cosa senza sapere quella cosa che è vietata, ok? Oppure non rendendomi conto di quello che sto facendo. Nel avon io so benissimo quello che sto facendo, però non riesco a resistere al desiderio. C'è una battuta di Woody Allen che resiste a tutto tranne che alle tentazioni. Quindi non resiste. Penso sia Oscar Wilde. Sì? L'hai bevuto Woody Allen? Beh, l'ha detto in un suo film sicuramente. Sì, c'è lui. È compatibile. Comunque, insomma, non resiste alle tentazioni. È un peccato volontario, però è un peccato volontario
causato da una debolezza, causato da una debolezza di carattere, da una debolezza di pulsioni, eccetera, eccetera. Il terzo tipo di peccato è il pesha. Il pesha è, in ebraico moderno la parola pesha vuol dire crimine. Il poshera è il criminale. Allora, che cos'è il pesha? Il pesha non è solo, è un peccato assolutamente volontario, assolutamente però fatto con intenzione, per scelta e con la scelta di ribellarsi a Dio. Okay? Questo è il pesha. Il pesha lo faccio per scelta, voglio peccare. Non è detto che sia attratto dal peccato, voglio peccare. L'esempio che facevo una volta era... Io ho usato sempre un esempio, che è quello del panino col salame, ok? Che il pesce è questo, mi porto un panino col salame e tarefa, non mi piace il salame, lo mangio lo stesso. Questo è il pesce. Voglio dimostrare qualcosa, voglio dimostrare questo, che questa cosa può fare. Ho conosciuto persone che hanno fatto, senza fare nomi, uno che ha fatto questa cosa volutamente, non so, c'era una conferenza qui a Milano, che faceva questa conferenza, la volle fare di Shabbat. Poteva scegliere di fare un altro giorno, volle fare di Shabbat. Perché mi disse, sì, voglio fare questa cosa, la voglio fare. È un ebreo non religioso che era stato religioso, quindi c'è proprio la ribellione. Proprio motivato. Ok, voglio farlo, gli ha chiesto volutamente di fare ciò, perché ha fatto una scelta. Ora, attenzione, l'Irat Chet è il timore non di qualunque peccato, ma del peccato involontario, del peccato che faccio per distrazione, per esempio, oppure per ignoranza. Non so le cose, oppure perché sopravvaluto le mie forze. Cos'è l'Irat Chet? Per fare un esempio di Irat Chet, il fatto che i Chachamim, per esempio, stabiliscano il cosiddetto Seyag la Torah, cioè la siepe intorno alla Torah. Perché? Perché se non stabilisco la siepe io rischio di trasgredire. L'idea è che rischio di trasgredire se non stabilisco la siepe. Non prendo la penna in mano, riesce a battere. Non è vietato dare la Torah, non è vietato prendere la penna in mano. È vietato scrivere, non è vietato dare la penna in mano. L'idea è che se non ti vieto di prendere la penna in mano, scrivi anche. Ok, arrivi anche a scrivere. Okay. Quindi, il chet è questo, il chet è ciò che mi porta a fare qualcosa involontariamente. Però attenzione, di cose che noi facciamo involontariamente ce ne sono una caterba che riguardano i rapporti con Dio, ma che riguardano soprattutto i rapporti col prossimo. Nei rapporti col prossimo noi possiamo fare una serie di cose involontariamente, noi possiamo offendere delle persone involontariamente, noi possiamo fare del male alle persone involontariamente, sono tutte cose che possiamo fare involontariamente. Il fatto che l'ho fatto involontariamente non è una gran giustificazione, perché il danno l'ho fatto, se l'ho fatto nei rapporti col prossimo, il danno comunque è stato fatto, e quindi l'involontario significa poco. Se voi andate a vedere le cose che noi confessiamo a Yom Kippur, le cose che noi confessiamo le chiamiamo tutte Chet. Al-Chet Shekhatan Lefanecha, Al-Chet Shekhatan Lefanecha, Al-Chet Shekhatan Lefanecha. Perché? Per due motivi. Uno, per dire che siamo bravi, in realtà sono tutte cose volontarie. Vabbè, vogliamo, non vogliamo dire che siamo quelli che scelgono di fare, volutamente. Ma anche perché in realtà la maggior parte delle cose che facciamo, le facciamo involontariamente. Le persone normalmente le cose sbagliate non le fanno volontariamente, le fanno involontariamente. Sì, ok, quello che fa il coso di voler fare a tutti i costi la conferenza di Shabbat, ma è uno,
gli altri non lo fanno, non faranno questa scelta. Il pesce è una scelta ideologica, una scelta. Ma sono poche le persone che vivono di scelte ideologiche. Le persone vivono la loro vita, vivono la loro vita e le cose le fanno perché, no, perché si fanno, perché sono abituati a farle, eccetera, eccetera. Allora, la faccenda del Hez è una faccenda importante. Come si evita di commettere un peccato involontario? Stando attenti. L'elemento fondamentale per evitare il peccato involontario è quello che Hamin chiamano Zeiut. Che cos'è la Zeiut? È la prudenza. Io penso a quello che faccio, sto attento a quello che faccio, sto attento alle conseguenze di ciò che faccio. Questa è la Zeiut. Non sempre succede. Ok, non sempre succede che non abbiamo Zeiut. Però questa è l'idea fondamentale che sta dietro agli Yadchet. L'idea è di non arrivare sull'orlo di un bugone, perché poi il colpo di vento che ti butta giù arriva. Okay. Fermati prima dell'orlo, fermati prima di arrivare all'orlo del bugone. Questa è l'idea che è alla base degli Yadchet. Fermarsi un momento prima. Stai a distanza, chiaramente a te possono essere di vario tipo, però stai a distanza dal fare una cosa che ti può, non fidarti troppo di te stesso, non fidarti troppo delle tue forze, stai a distanza. Ci sono moltissime cose in cui si può stare a distanza, in cui bisogna stare attento a distanza. Insomma, esempio, dice a proposito delle shonara, della maldicenza, che è la cosa che più si fa, ma dice qual è il modo per non fare maldicenza? Parlare poco. Perché più parli, più la possibilità di fare maldicenza c'è. Quindi parla meno. Parla poco, parla quando è necessario, non parlare quando non è necessario. A quel punto stai attento alla maldicenza. E poi volere per un sacco di altre cose, in realtà, può volere per i rapporti col prossimo. Stare molto attenti a non. Spero che mi stanno attentissimi al denaro. All'uso del denaro. Cioè, fare tzedak a una persona che si occupava di fare tzedakah, per esempio, queste persone che raccolgono per fare tzedakah, ma questa persona dovrà stare attentissimo allo spicciolo che riceverà il tzedakah. Dovrà stare attentissimo, perché? Perché se non lo fa, a questo punto diventa furto. Una cosa del genere diventa furto. E questo è il secondo tipo di Yirat Chet. Attenzione. Ma in generale, quindi prevede una certa prudenza nella vita. Assolutamente in tutti sì. I sensi. Assolutamente sì. Ma è una tematica ebraica, proprio tipicamente ebraica. Assolutamente sì. Che sì, prudente. Assolutamente sì. Il Ramchal, abbiamo cercato in Luzzatto, scrive la Messiati Yesharim. Messiati Yesharim è via dei retti, la strada dei retti, eccetera, eccetera. Bene, questa strada è una strada che deve portare al livello massimo a cui si arriva, la Devekut, attaccamento a Dio. Il primo livello di partenza è la Zeiut, la prudenza. Il primo livello della Messiah Tesharim è la Zeiut, attenzione. Non solo il primo livello è la Zeiut, ma la Zeiut è ripetuta a ogni livello. In ogni livello che una persona raggiunge, cosa dice Rafa? Stai attento a non pensare di non aver bisogno di prudenza. Stai attento a dire che adesso sono a un altro livello. Non ho bisogno di questo. Non è vero, hai bisogno di prudenza ancora. In ogni livello in cui arrivi hai bisogno di prudenza. Questo è un elemento fondamentale, attenzione breve. E poi c'è un motivo un po' più metafisico per cui c'è bisogno di prudenza. C'è un passo del
un passo della Torah, in cui si parla dell'idolatria, e a un certo punto la Torah dice Asher Chalak Lahem, che Dio ha dato come parte agli altri popoli, l'idolatria l'ha data come parte agli altri popoli. Usa questo verbo strano, questo Chalak. Rashi traduce Chalak con Echlik, da due traduzioni in realtà. Chalak come scivolare, l'Echlik vuol dire scivolare, la stessa radice. Perché? Cosa dice Rashi? Rashi dice che Dio volutamente ci ha messo in un mondo scivoloso, in cui è facile scivolare, se non si sta attenti si scivola. Noi pensiamo di essere sicuri di noi stessi, in realtà se non si sta attenti si scivola. Noi pensiamo di sapere le cose, se non si sta attenti si scivola. Una delle cose che bisogna stare attenti è non dare per esempio pischea la ha troppo facilmente. Pensaci. Pensaci. Prima di dire questa cosa per me è vietata, pensaci, studia. Non dare la ha come se niente fosse. Pensa. Questo vale ovviamente a maggior ragione se devo giudicare qualcuno. Allora, un giudizio, c'è Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, che dice, quando vengono da me, credono che quando mi fanno una domanda io salga in cielo, mi consulti con Kadosh Baruch Hu e poi dico quella risposta. Invece, quando mi fanno una domanda, mi metto a studiare con un pazzo, alla fine arriva una risposta e spero sempre di aver dato la risposta giusta. Ok, non ne sono più certo. Questa è la prudenza, stare attento a quello che si dice, stare attento ai giudizi che si dà, stare attenti alle indicazioni che si dà una persona, ai consigli che si possono dare a una persona. Tutto questo richiede prudenza, e questo è il chetra. E il chetra è questo, il chetra vuol dire stare attenti a non scivolare. Scivolamento, l'idea di Rashi è che scivolamento fa parte della nostra natura. Dio ci ha messo in un mondo scivoloso, questa è l'idea. Che Dio ci ha messo in un mondo scivoloso, Dio ha messo nel mondo dello stordimento. Per cui chiediamo di capire le cose, poi non le capiamo. Rashi lo dice sulla creazione, dice che Dio ha messo dello stordimento nel mondo. E quindi dobbiamo stare attenti. Questa è l'idea. No, usa un termine francese. Sì, sì. È tour di sonno, quello che sto già. È tour di sonno. Usa questo termine. La traduzione in laso. Ogni tanto dà la traduzione in francese. Ogni tanto c'è. Non me lo ricordo. Ok. Va bene, questa è l'Irachet è fondamentale. È fondamentale, c'è il passo del Pirkei Avot che dice Kol she'irachet o kodemet le chokhmato, chokhmato mitkayemet. Una persona in cui il timore del peccato, del chet, precede la chokhmah, la sua chokhmah si mantiene. Devo essere capace di avere timore del peccato. A questo punto la chokhmah si mantiene, perché? Perché attenzione, uno dei grandi ostacoli per gli atleti è proprio la chokhmah. Quando credo di sapere troppo. Quando credo di sapere troppo, perdo prudenza in realtà. Quando io credo di sapere, credo prudenza. Il genere, chi sa di non sapere è sempre prudente, perché sa di non sapere. Quelli che non sanno di non sapere sono poco prudenti e dicono per stupidaggine. Perché viene in testa le persone che parlano così senza pensare a quello che dicono. Ok. Terzo tipo di ira. Sì, vabbè. C'è il vero. Okay. Terzo tipo di ira, tentare di essere più veloce. Terzo tipo di ira è quella che è l'ira per eccellenza. È quella che i Chachamim chiamano il at aromemu, il timore dell'altezza.
che cos'è tipo l'altezza, non sono le vertigini, o forse sono le vertigini, ma sono vertigini spirituali. Che cos'è il timore dell'altezza? L'altezza vuol dire questo, vuol dire rendersi conto di essere piccoli davanti a qualcosa di straordinario. È quello che dice Rambam quando dice osservate la natura e avrete timore. Perché osservate la natura e avrete timore? Perché vi rendete conto che siete piccoli davanti alla natura, a maggior ragione davanti a chi ha creato la natura. E quindi vi rendete conto della vostra piccolezza e, attenzione, due cose, della piccolezza e della grandezza di Dio. Create a Rome Muta è questo, rendersi conto della grandezza. No, Create a Rome Muta è quello a cui aspirano, è quello di cui parla Rambam quando parla nel Mishnetora del timore di Dio. È quello, la grande aspirazione dei pensatori ebrei medievali, dei scrittori di Musar, dell'ebraismo medievale. È Irat HaRomemut, arrivare all'Irat HaRomemut. Irat HaRomemut, abbiamo un esempio quasi più plastico di Irat HaRomemut, lo abbiamo nel passo della Torah, in cui Mosè, Dio dice a Mosè di dire al popolo ebraico di tenersi lontani dal monte. Irat HaRomemut è, sono davanti a qualcosa di grandioso, non mi posso avvicinare, è talmente grandioso che non mi posso avvicinare, sto a distanza. Irat HaRomemut è il senso della distanza, okay? E quindi il senso della distanza nei confronti di Dio. Ma in realtà Irat HaRomemut riguarda il rapporto con Dio, può riguardare un sacco di altre cose, può anche riguardare la nostra vita quotidiana. Non so se quando andavo io a scuola, qualche secolo fa, la cattedra era distante dagli alunni ed era rialzata. Cioè, ti dava l'idea della distanza. Okay, adesso l'idea della distanza è sparita, non c'è più. Solo le linee me le ricordo. No, cioè, erano così, così era. Dava l'idea della distanza. Ora, l'idea di distanza è fondamentale. L'idea di distanza è fondamentale. Quando io parlo di rispetto per le persone, in realtà molto spesso dipende anche dalla distanza. Cioè, io ho un rispetto per un grande Chacham. Devo sentire che lui non è me. Insomma, devo sentire che non siamo allo stesso livello. Non siamo allo stesso livello. È fondamentale capire che non siamo allo stesso livello. Se io non capisco che non siamo allo stesso livello, è un grosso problema. Guardate che è uno dei problemi, secondo me, più grossi che noi abbiamo nella nostra epoca. È finita l'idea di distanza. Ma in tutto. Pensate all'atteggiamento che c'era una volta verso il medico e che c'è adesso verso il medico. Il paziente sa già quello che viene, viene dicendo al medico quello che gli deve dire. No, non è questo, però ci sono pazienti che lo fanno. Internet aiuta. Sì, internet aiuta moltissimo. Non c'è più l'idea del medico. Per fortuna. Per fortuna. Sì, non è sempre negativo. Non è sempre negativo. Sì, però attenzione, attenzione. Non ho detto che sia sempre negativo. Può essere anche positivo anche per quanto riguarda gli insegnanti in alcuni casi. Okay. Ci può essere positivo nel ridurre la distanza. Però il grosso rischio è di essere tutti allo stesso livello. Nel momento in cui perdi distanza, perdi anche autorità. Ed è un guaio. Perché se il medico non è autorevole, io posso decidere che la cura non la faccio. Se l'insegnante non è autorevole, l'insegnante non ha niente da imparare. Guardate che una cosa del genere succede, non è che sia così fuori dal mondo. Io devo avere l'idea che ciò che ho davanti è importante, è grande. È una persona che mi può insegnare, è una persona che mi può curare. Tutto questo è importante perché se no non lo ascolto. Molto semplicemente non lo ascolto. E questo vale per moltissime cose in realtà. Io faccio sempre un esempio che... Attenzione, vale anche per grandi Hamim, però
dipende come li considero. Io faccio un esempio che mi ha personalmente impressionato a suo tempo. Una cosa banale in realtà. Una volta comprai un libro di Rav Avigdor Nevenzel. Rav Avigdor Nevenzel è uno dei grandi maestri contemporanei. E soprattutto un grande studioso di Talmud e un grande studioso di Allah. Adesso attualmente ormai molto anziano, comunque è il rabbino capo della parte vecchia di Jerusalem. Un giorno scrisse un libro di commento alle Parashot. E io lo comprai. Lo comprai con molta diffidenza. Perché con molta diffidenza? Perché quello che succede nel mondo ebraico, come anche nel mondo circostante, è che c'è un fenomeno di specializzazione. Per cui, non so, uno che si occupa di halakha si occupa di halakha. Se ne occupa in maniera straordinaria, se ne occupa in maniera molto approfondita, però non ha tempo di fare altro. Oppure sì, legge qualcos'altro, leggiucchia, insomma, si legge un commento alla Torah come legge un romanzo. Lo legge così, lo legge. E veramente succede, mi è successo una volta vedere uno che era venuto qui, fece una lezione di halakha straordinaria, veramente straordinaria, le più belle che abbia mai sentito. A un certo punto qualcuno ebbe la cattiva idea di chiedergli: senti, ci fai un po' di commento alla parasha? E questo cominciò a fare commento alla parasha. Il livello è crollato, ma crollato, improvvisamente il livello è crollato. Perché? Perché non interessava, semplicemente non era il suo argomento, era roba che lui faceva a tempo perso. Tutto lì. Quando era a tempo perso, faceva roba del genere, non era quello che studiava, non era questo lo so. E quindi, insomma, io mi comprai questo libro molto diffidente, sostanzialmente. Vabbè, d'accordo, lo leggerò. E a me, insomma, è un passaggio importante, eccetera, eccetera. Lo lessi e il libro confermò quello che pensavo. Non mi piaceva, non mi diceva granché. Poi un giorno trovai un commento che era straordinario, brillante, veramente straordinario, in quel libro. A quel punto mi venne il sospetto che forse ero io che avevo letto male il libro. E me lo rilessi. E di cose straordinarie ce n'erano tante. Ma non me ne ero accorto. Perché non me ne ero accorto? Perché ero partito dal pregiudizio che in realtà non ci fossero. Ok, non me ne accorsi. E questa è la cosa. E quindi bisogna starci attenti a questa cosa. L'idea di Rovemuti in realtà significa avere l'idea che ho a che fare con qualcosa di grande. Quest'idea mi permette di imparare. L'insegnante mi insegna, eccetera, eccetera, mi permette di imparare. Poi chiaramente il dato Rovemuti per eccellenza è quella nei confronti di Dio. Questa è il dato Rovemuti. Vorrei chiarire che è questo a cui tentiamo di arrivare a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah noi tentiamo di arrivare al dato Rovemuti. Rosh Hashanah non si confessano peccati, quindi non c'è il dato Rovemuti. Non si confessano peccati, non si parla di peccati a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, quello che è il centro di Rosh Hashanah è dire che Dio è il Re. Dio è Re. Dio è il nostro Re. Questo è il momento dell'evento fondamentale. La cosa a cui bisogna arrivare a Rosh Hashanah è legata a Rovemuti. Però è preceduta da una preparazione in cui c'è altro. Che se c'è l'Onesh ed è seguita anche da punizione, eccetera, eccetera. C'è tutto quanto, però l'obiettivo è arrivare a tal punto. Aggiungo un'altra cosa, una cosa che dice un maestro dell'Ottocento, che è il Rabbi Avraham Misokhachov. Beh, Avraham Misokhachov dice che c'è un altro tipo di ira che lui chiama Irat Ava, il timore d'amore. Che cos'è l'Irat Ava? Fa questo esempio. Esempio, troviamo un altro. Il popolo ebraico riceve la Torah. Riceve la Torah, sente la Torah direttamente da Dio. Però sente i primi due comandamenti. Dopo i primi due comandamenti si rivolge a Mosè e dice: non ce la facciamo. Non ce la facciamo sentire la Torah direttamente da Dio, sentila tu, rivoltosi. Mosè si arrabbia. Mosè gli dice: ma come?
avete la possibilità di sentire direttamente da Cosmo oppure chiedete a me, volete sentirla da me invece di sentire direttamente da Cosmo. Che razza di cosa è? State perdendo un'occasione unica di sentire te direttamente da Dio. Dio gli dice, non te l'abbiare, hanno ragione loro. E gli dice, magari il loro timore di me fosse così per sempre. Il Rabbi Avraham Yitzchak dice, questa è l'Iratava. Che cos'è l'Iratava? L'Iratava è questa. Io sono arrivato a un certo livello, io sono riuscito ad arrivare a un certo livello nel rapporto con Dio. Sono salito fino a un certo livello. A un certo punto ho il timore di perdere quel livello. Ho il problema di conservarlo. So ho raggiunto un obiettivo, ho il problema di conservare quello che ho raggiunto. Perché? Perché non è affatto scontato che si conservi. Perché noi possiamo salire, possiamo anche scendere. E normalmente si scende più facilmente da salire, insomma, molto più veloce la discesa. Quindi il problema è il timore di perdere ciò che si è raggiunto. E questo timore, secondo il Rema Social, è estremamente positivo, è importante. Noi dobbiamo temere di perdere, noi dobbiamo essere capaci anche di conservare quello che abbiamo, di non perdere ciò che abbiamo. Perché? Perché non è affatto detto che non lo perdiamo, non è affatto detto, non è affatto scontato. Una volta dissi per portare questa cosa all'Andy Sorocho, c'era per esempio un architetto e mi ha detto, beh, la differenza che c'è fra costruire un palazzo e mantenerlo. La manutenzione di una casa è altrettanto importante quanto la costruzione, che devo mantenere. È questo. Questa è l'Iratava, un timore che deriva dall'amore, dal fatto che io sono riuscito ad avere un percorso d'amore che mi ha fatto raggiungere un livello che però non voglio perdere. E questo quello dimostra il popolo ebraico nel momento in cui dice, senti tu.